Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci ancora nello spazio dedicato a come imparare a suonare delle canzoni semplici al pianoforte. Oggi vediamo una canzone molto bella di Gino Paoli che è Il cielo in una stanza. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone utilizza il famoso giro di Do. Che cosa vuol dire? Allora, questo è il Do, sappiamo che prima dei due tasti neri c'è il Do e il suo accordo è Do Mi Sol. Quindi questo è Do maggiore. Subito dopo si suona il La minore, quindi Do Si La. Questo è il La minore, La Do Mi. Poi Re minore, Re Fa La. E infine il Sol maggiore, cioè Sol, Si, Re. E la canzone fa così, la conosciamo tutti. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, facciamo due battute ogni accordo. Bene, come avete visto, nulla di più semplice e io vi invito a provare e riprovare in modo da acquisire anche velocità e vi lascio in descrizione comunque il testo con gli accordi, almeno il link da dove prendere il testo con gli accordi e la diteggiatura per la mano destra e per la mano sinistra. Inoltre, un particolare, io ho qui le unghie un po' lunghe perché suono anche la chitarra, ma se riuscite a accorciarle bene, è meglio per suonare il pianoforte. Ciao!